portato lo spunto, la storia a Domenico, con il quale ho fatto nella mia vita tanti film e che soprattutto mi ha fatto fare il mio primo film. Se l'è pensato a lui, lo sai, sarò sempre eternamente grato. Non pensavo nemmeno di fare il regista al cinema io. Fu lui tanti anni fa a dirmi: fai questo film. Era tratto da uno spettacolo teatrale della Stazione. A Domenico sapevo che dentro qualcosa di questo film mi sarebbe piaciuto, perché ci sono dei momenti, conoscendolo, che pensavo mi sarebbero piaciuti, con una certa ritrosia, perché non è un uomo dal facile complimento. Domenico poi mi ha detto che l'avrebbe fatto e abbiamo fatto il film. Il film è stato un'avventura strepitosa, è un film molto faticoso, girato in inverno, sui tempi, gli stunt ci sono serviti come guide, ma in realtà la maggior parte del lavoro l'abbiamo fatto noi, e quindi diciamo arrampicarsi sui tetti a tanto, d'inverno, con delle giornate cortissime, è stato molto, molto fisico il film. Mi piacerà, devo dire, era anche abbastanza sorprendente, perché la maggior parte della troupe era romana, tutti questi romani erano spaventati dall'Ilva, per cui c'era gente che lavorava con la mascherina, perché c'è anche da dire questo di Taranto, c'è questa ipocrisia del windy day, no? Quando un giorno la mattina uno si sveglia, guarda un po' il cielo, dice: oggi c'è vento, forse l'Ilva ci fa male, state a casa, come se a casa poi si respirasse un'aria diversa, no? È un'idea quasi da centova qualunque, un'idea che potrebbe aver avuto Antonio Albanese, quella del windy day. State a casa, oggi c'è vento, tutti a casa. E allora, niente, abbiamo fatto il film e adesso con un certo orgoglio l'abbiamo portato qui. Io poi sono felice di essere qua, Margherita, mio Margherita è messa a posto, non l'avevo nemmeno visto. Questa è la mia città, in qualche modo, mi emoziona tantissimo. Con Domenico noi abbiamo cominciato nell'89, abbiamo fatto la Stazione, non esisteva la Film Commission, non esisteva nemmeno la possibilità di venire a girare in Puglia, non era proprio paventata, non c'era nulla. Tra le altre cose, i pugliesi non andavano nemmeno di moda, tutti i pugliesi facevano finta di essere napoletani, siciliani. Adesso è pieno di molisani, abruzzesi che dicono di essere pugliesi. È una roba incredibile, abbiamo prodotto diciamo una moda incredibile e devo dire che sono stati bravi gli uomini delle istituzioni, perché hanno capito diciamo la possibilità di fare pill con la musica, col cinema, e quindi sono stati bravi le istituzioni, sono stati bravi i pugliesi, perché hanno saputo accogliere, non hanno visto questa esperienza del cinema come qualcosa di invasivo, e quindi è avvenuta. E poi ci sono state delle persone di buona volontà, penso anche a Felice, che ha messo in piedi questo festival, che hanno trasformato questa esperienza in una realtà. Oggi non mi sembra di stare a Bari, mi sembra di stare al centro dell'Italia, mi sembra di partecipare ad un evento che riguarda tutti gli italiani, e questo è davvero un motivo di orgoglio che veramente mi commuove, e vi ringrazio perché siete stati veramente tutti bravi. Papadeo pensa a queste nostre considerazioni con un po' di ritrosia, perché è lucano, è un cugino, diciamo.